Ecco, proprio rispetto ai costi, noi abbiamo fatto una lunga intervista con una sportiva, una grande sportiva paralimpica. Parliamo di Martina Caironi, oro olimpico alle Paralimpiadi di Rio sui 100 metri piani, una delle nostre migliori velociste e anche salto in lungo. Insomma, Martina Caironi non si fa mancare davvero nulla e noi abbiamo parlato con lei un po' dei costi della disabilità, di quanto è importante avere anche la fortuna di incontrare le persone giuste. Ecco, adesso ve la facciamo Nel sentire. 2007 io ho perso la gamba e ho deciso di approcciarmi allo sport nel 2010, quando appunto ho visto che c'erano degli atleti che avevano delle protesi, quindi mi sono interessata e la fortuna per me è stata proprio quella di trovare delle persone, degli allenatori e dei tecnici che vedendomi giovane e motivata hanno deciso di investire su di me. E mi hanno fornito questa prima protesi a titolo gratuito, proprio scommettendo su quello che potevo diventare come atleta. E in questo caso poi hanno azzeccato perché ho portato fin da subito dei risultati. Però diciamo che per me è stata un'eccezione, perché poi nel tempo io ho scoperto che diciamo per una persona che vuole iniziare a fare sport e non ha una gamba, per esempio, non è così semplice, nel senso che appunto c'è la necessità di avere un ausilio, come può essere la protesi sportiva per correre o per saltare, e se sei INAIL, quindi un incidente sul lavoro, sei fortunato perché, cioè, sei fortunato perché hai avuto un incidente, però sei fortunato perché hai tutto a tua disposizione, cioè dalle protesi per camminare più performanti fino alle protesi da bagno o appunto quelle sportive. E da quel punto di vista non c'è nessun problema. Io, per esempio, invece sono ASL, quindi incidente fuori dal lavoro, invalida civile, e quindi per tutte le persone come me in realtà l'iter è un po' diverso, cioè se vuoi iniziare a fare sport, la via più breve è quella di trovare una fondazione o uno sponsor che ti aiuti a procurare questa protesi, che è abbastanza costosa, si parla di migliaia di euro che magari non tutti possono avere a disposizione. Poi c'è un progetto per cui se tu, atleta, hai iniziato a correre per, diciamo, i fatti tuoi, cioè con le tue risorse, e cominci ad avere dei risultati sportivi buoni, vieni segnalato dalla Federazione Italiana d'Atletica, dalla FISPES, e vieni segnalata all'INAIL, che ti fa rientrare in un progetto per cui tu vieni assistito a livello continuativo per avere le protesi, le più nuove sul mercato e anche proprio l'assistenza tecnica per prepararle e montarle. E quindi questo step però avviene successivamente, cioè questa prima fase in cui ci deve essere comunque una forte motivazione e la persona deve sapersi muovere all'interno della società, appunto procurandosi in qualche modo queste protesi. Poi c'è anche da dire che in questi anni è successo che, per esempio, io o anche altri atleti che hanno a disposizione queste protesi, nel momento in cui poi le cambiano, perché per esempio io in questi anni ne ho cambiate tantissime, quelle vecchie rimangono dismesse, cioè non vengono più utilizzate, quindi io stessa le ho regalate, pur non avendole pagate, però le ho regalate a chi ne aveva bisogno, facendogliele provare, no? E così, per esempio, ci sono degli atleti che hanno iniziato con mie protesi che io avevo già utilizzato, quindi magari non nuove e non, che non davano la stessa risposta di cui un atleta ad alto livello ha bisogno, perché poi c'è da dire che si deteriorano anche col tempo, la lamina perde elasticità. Diciamo che in questo caso appunto è stato un gesto che ha fatto nei confronti di un'altra persona, però non c'è appunto a livello di pubblico, non c'è un accesso a questo tipo di protesi. Sì, c'è come una sorta di accordo implicito
Per cui è chiaro che se tu hai una protesi che è lì nell'armadio e non la utilizzi, è bene che venga sfruttata. E quindi noi atleti sappiamo benissimo quanto possa fare la differenza avere o no uno strumento per potersi allenare, per poter iniziare a vedere anche se è lo sport che fa per noi, perché il punto è che se tu spendi, non lo so, 5.000 euro per una protesi e poi ti rendi conto che in realtà tu non vuoi fare l'atleta ad alto livello, per esempio come sprinter, comunque tu quei soldi li hai dovuti spendere. Invece quando c'è l'opportunità di provare una protesi, lì tu ti rendi conto che cosa significhi e se vuoi investire in quella direzione oppure no. Secondo lei, che appunto pratica sport a livello paralimpico, quindi parliamo dei massimi livelli, quanto sarebbe importante che ci fossero, diciamo, dei percorsi proprio previsti, ovviamente, per chi vuole fare sport e incontra queste difficoltà? Dunque, stiamo andando, penso, in quella direzione e comunque ritengo che sia fondamentale questo passaggio perché, appunto, come dicevo, una persona che magari ha subito un incidente o che comunque non conosce questo mondo sportivo è più invogliata ad avvicinarsi se non deve sostenere un onere economico. E quindi sarebbe utile, se, io spero che sia un futuro possibile, fare dei campus di prova. So che ci sono dei raduni sperimentali, dove gli atleti che hanno appena iniziato vengono seguiti dai tecnici che gli danno delle indicazioni. Lei è riuscita ad accedere allo sport paralimpico perché comunque aveva già dei contatti nel mondo sportivo? In che modo? No, io i contatti me li sono fatti per strada, nel senso conoscendo le persone man mano e il fatto che a me sia stata data questa protesi sulla fiducia è stato perché nella mia categoria di atleta paralimpica non c'era nessuna donna a livello italiano che volesse correre, che corresse con una amputazione sopra il ginocchio. Vabbè, io ho una disarticolazione, comunque rientro in quella categoria, quindi i tecnici e gli allenatori che mi hanno vista hanno subito visto in me una sorta di ambasciatrice, no? Di pioniera di questa categoria che in Italia appunto ancora non era stata, non ha avuto l'opportunità di esprimersi. Quindi, appunto, ripeto, credo che per me sia stata una fortuna e anche un'eccezione e vorrei che queste eccezioni non ci fossero, ma che fosse la normalità. È chiaro che è necessario investire in questa direzione, ma io credo che comunque dopo i risultati sportivi che sono arrivati sia a Londra 2012 alle Paralimpiadi, sia a Rio 2016 dove siamo arrivati noni nel medagliere internazionale, questo è un buon segno per dire che nonostante ci siano delle difficoltà ancora in Italia per iniziare a fare sport, però c'è tanta voglia e anche adesso la richiesta è aumentata, quindi aumentando la richiesta, la domanda si suppone che anche la risposta dell'offerta proprio sul mercato, vada di pari passo. Per quanto riguarda appunto i giochi olimpici, lei si augura che si arrivi a un'edizione in cui tutti gli atleti possano gareggiare insieme? Ma avendo avuto esperienza alle varie competizioni internazionali e paralimpiche, io mi rendo conto che le esigenze di atleti paralimpici sono differenti rispetto a quelle degli olimpici. Quindi, secondo me, andrebbe mantenuta questa divisione tra Olimpiadi e Paralimpiadi, ma con il desiderio forte che appunto una Paralimpiade raggiunga la pari dignità di un'Olimpiade, quindi a livello mediatico, a livello di investimenti da parte dello Stato e via dicendo. Magari anche in Quindi, contemporanea, quindi. magari in contemporanea o anche prima o dopo, come è adesso, però davvero che non siano più le Olimpiadi di Serie B,
ma semplicemente le Paralimpiadi che hanno delle altre caratteristiche, perché di fatto noi per esempio corriamo senza gambe e quindi è chiaro che anche le esigenze di tipo organizzativo sono diverse, perché le disabilità che sono in gioco, ecco, sono le più disparate e quindi ci vuole una sorta di attenzione che magari viene data per scontata in certi casi nelle manifestazioni olimpiche. Quindi quello che per me conta è sinceramente proprio il fatto che anche la società possa iniziare o sia già iniziato, secondo me, a vedere un atleta paralimpico al pari di un atleta olimpico e di lì poi appunto ne deriva la cultura di un paese nell'accettare una persona disabile inserita nella società. E E quindi dargli gli strumenti anche per sì, esserlo. è tutto collegato, perché se un disabile ha gli strumenti per esprimersi, si inserirà più facilmente nella società e quindi la società sarà anche più abituata a vedere queste persone disabili come persone normali, quali siamo. E quella che avete sentito era appunto Martina Cairoli, campionessa paralimpica nei 100 metri piani. Adesso noi appunto abbiamo in linea l'ingegner Gennaro Verni del centro protesi di Vigorso di Budrio. Buongiorno, ingegnere. Salve, buongiorno. Buongiorno, allora, noi abbiamo appunto sentito l'intervista a Martina Caironi, nella quale ci ha parlato della grande difficoltà che si ha oggi a ottenere una protesi sportiva per una persona con disabilità che vuole approcciarsi allo sport. Quali sono i passaggi, quali sono le difficoltà, qual è la differenza tra avere un'invalidità sul lavoro e un'invalidità civile e come appunto intervenite su queste questioni? Sì, diciamo innanzitutto che l'infortunato sul lavoro ovviamente assistito dall'INAIL che è un'assicurazione, quindi tutti i dispositivi, protesi o ausili che vengono forniti sono sostanzialmente un risarcimento al danno ricevuto durante l'attività lavorativa. E quindi è possibile anche per gli infortunati sul lavoro ricevere dispositivi a tecnologia avanzata, tra cui anche le protesi per attività sportive, che vengono intese come mezzo per il reinserimento in ambito sociale e lavorativo. Nel caso degli invalidi civili, purtroppo il problema è differente, in quanto il Servizio Sanitario Nazionale fornisce dispositivi in base a una normativa che è il nomenclatore tariffario pubblicato nell'agosto del 1999, quindi ormai oltre 17 anni fa, e mai più aggiornato dal punto di vista delle tecnologie, sostanzialmente anche dei prezzi. Quindi Per ci cui, sono protesi vecchie, non più. diciamo che dopo 17 anni bisogna fare un po' il paragone con i cellulari, cosa c'era 17 anni fa? Come telefoni non c'erano neanche i cellulari, cosa c'è adesso? Quindi è evidente che ad esempio tutta l'elettronica che è stata introdotta soprattutto nelle protesi di arto inferiore, ma anche nelle ortesi, non è assolutamente presente e questi dispositivi che riescono a fornire altissimi livelli di funzionalità e quindi di reinserimento in ambito sociale, familiare e lavorativo hanno anche costi piuttosto rilevanti. Il nomenclatore è probabile debba essere ripubblicato, quindi aggiornato forse entro l'anno. Ma bisogna vedere se conterrà effettivamente delle tecnologie, le tecnologie un po' che noi chiamiamo avanzate, ma che ormai sono di uso quasi quotidiano per i pazienti che appunto le richiedono. Ecco, la domanda è anche questa: quanto costa una protesi? Una persona con disabilità che magari vuole provare a fare uno sport,
può affrontare un costo per una protesi, oppure lei dice magari non sa neanche se quello sport gli piacerà, eppure magari deve pagare migliaia di euro. Una protesi, adesso dire quanto costa una protesi è un po' un problema perché la protesi, il costo della protesi dipende dai componenti, dal livello di amputazione, da tanti fattori. Comunque diciamo una protesi come quella di Martina Caironi, con cui ha vinto appunto le Paralimpiadi, i 100 metri a Rio, può costare intorno anche i costi delle riparazioni, delle sostituzioni dei piedi, perché i piedi a restituzione di energia utilizzati nelle gare dopo circa un anno devono essere sostituiti perché perdono parte della loro elasticità. Per questi atleti a livelli così importanti bisogna poi considerare anche almeno una protesi per allenamento, quindi vedete che poi i costi si raddoppiano e aumentano. E quindi voler fare un'attività sportiva a livello agonistico alto costa, se si rimane a livello amatoriale i costi sono quelli che più o meno vi ho detto, sui 7, 8, 9 mila euro circa. Purtroppo tutti a carico del paziente perché non è prevista una protesi sportiva dalla normativa per gli invalidi civili. Cioè, quindi sostanzialmente se non cambia nulla al momento, solamente chi se lo può permettere fa sport, quindi magari che ha una famiglia abbiente alle spalle ed è disabile può fare sport. Solo per quello che riguarda gli invalidi civili, mentre per gli infortunati sul lavoro, ripeto, queste protesi sono fornite dall'INAIL, ovviamente per coloro che sono in grado di poter utilizzare queste protesi, anche perché poi diciamo che gli atleti che noi forniamo di protesi possono ricevere questa assistenza anche grazie a un accordo, una convenzione che è stata firmata dall'INAIL con il Comitato Italiano Paralimpico, proprio grazie a questo accordo abbiamo avuto questi evidenti e importanti risultati non solo a Rio ma anche a Londra 2012, sempre con la Martina Caironi. Quindi l'INAIL diciamo, è riuscita, ha dato la possibilità a questi atleti di emergere non gravandoli delle spese. Lei crede sarebbe giusto comunque che a farsi carico di questa spesa fosse il Servizio Sanitario Nazionale? In linea di principio il Servizio Sanitario Nazionale dovrebbe, diciamo, nella normativa dovrebbero essere inseriti i dispositivi a tecnologia avanzata che sono tanti, tra cui questi anche per attività sportiva. È ovvio che per l'erogazione di questi dispositivi si parte sempre da una prescrizione del medico, da una presa in carico di un'equipe multidisciplinare e quindi devono essere attentamente valutate le forniture di questi dispositivi. Però per come sono anche i servizi sanitari nazionali della Francia e della Germania, nei quali questi dispositivi già da tempo vengono erogati, bisognerebbe incominciare a fare un tipo di ragionamento un po' diverso. In Francia il ginocchio elettronico a controllo elettronico viene fornito dal Servizio Sanitario Nazionale. Dall'anno prossimo cominceranno a fornire anche alcune mani bioniche, quindi ovviamente selezionando i pazienti a cui devono essere fornite. Quindi bisognerebbe un po' incominciare a modificare il modo di ragionare per quanto riguarda la fornitura di questi dispositivi. E fuori un attimo dall'ambito sportivo, le protesi che vengono invece fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, che protesi sono?
sono protesi, vi ho detto, con una tecnologia di 17 anni fa. Quelle di quella di cui il paziente che vuole ottenere dalla sua protesi delle prestazioni superiori per quanto riguarda nuove forme anatomiche dell'invasatura, ginocchia più performanti, piedi a restituzione di energia e quant'altro, purtroppo deve intervenire economicamente con cifre più o meno rilevanti a seconda della tipologia di dispositivo come differenza di spesa rispetto a quello che fornisce il Servizio Sanitario Nazionale, e questo è previsto per fortuna dalla normativa del 99, cioè prevede la possibilità che il paziente possa integrare se ritiene un dispositivo più idoneo per le sue necessità. Ma e quindi chi è che deve mettere mano al nomenclatore? Così che appunto questo nomenclatore di pertinenza del Ministero della Salute. Quindi il Ministero della Salute invece, messo qui un consiglio così, invece che lanciarsi in campagne comunicative un po' fallimentari, magari si poteva occupare di cose un pochino più stringenti. Questo lo dico io, non lo dice lei. Il Ministero ci sta lavorando, qualche consiglio glielo stiamo dando anche noi, ma penso che a breve verranno fuori con una proposta abbastanza articolata. Bisognerà vedere anche quante possibilità, quante nuove tecnologie verranno inserite. Tenete conto che il problema è sempre la copertura economica. Certo, chiaro. E a breve lei ha quindi notizie da darci? Secondo lei, insomma, visto che si parla di uno strumento che ha 17 anni di storia, forse anche a breve possono essere qualche anno, qualche mese o a ordine di grandezza di Dalle ultime notizie c'è stato un comunicato ANSA, credo, 2 giorni fa, entro un mese dovrebbero presentare, credo, la conferenza Stato-Regioni questa nuova proposta. E magari allora ci risentiremo per chiedere a lei una valutazione di questo. Sì, in base a quelle che sono le tecnologie. Accompagnato con le tariffe, però già una revisione del nomenclatore ci dovrebbe essere, almeno così è la notizia che abbiamo letto. Bene, allora noi ringraziamo l'ingegner Verni, è stato utilissimo, abbiamo capito un po' di più di queste protesi, anche di quanto costa fare sport per una persona con disabilità. Grazie Verni e buona giornata. Grazie a voi, arrivederci.